Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo 38esimo episodio della serie di Euro Truck Simulator 2. Allora, in teoria ho accettato. Non penso di averlo accettato, cioè ho impostato il prossimo lavoro che è qua in zona e dobbiamo andare a Parma, però dato che dobbiamo dormire, quindi ci va di lusso perché Parma praticamente sono solo 100 km, io voglio fare un viaggetto bello consistente. Almeno un 200, almeno 300 km ci starebbe, o anche solo 200. E visitando zone mai viste, perché Parma ci siamo già stati. Quindi adesso andiamo un attimo a dormire, perché qua arrivano anche auto. Qui no, e qui nemmeno. Ok. Andiamo appunto a cercare. Cioè, in teoria possiamo dormire qua sulla destra oppure sulla sinistra, un pochettino più avanti. È da tanto che non gioco, praticamente sarà passato un mesetto o due. Allora giriamo, no, giriamo qua a sinistra. In teoria non si può entrare da questa, però a noi non importa. Ok, spegniamo il motore, invio e spegniamo il motore e dormiamo. Dovremmo svegliarci tipo alle 4 o 5, 4 di mattina. 5.000 euro guadagnati, dai, ci sta, grazie mille alla nostra lavoratrice, mi pare sia una tizia, adesso non ricordo più. Freno a mano, andiamo un attimo a guardare le offerte di lavoro da autonomo. Questo qui era il nostro camion che ci eravamo comprati, non mi ricordo se è scorsa volta o la volta prima ancora. Vabbè, i primi no di certo perché usciamo dall'Italia. Infatti questi c'erano già anche prima, questo pure che ero tentato, però il nostro, vabbè, non è un carico pesante, però no, questo nemmeno. Aspettate, questo qua ci porta a Genova. Questo qua è interessante. Genova non l'abbiamo ancora esplorata, quindi facciamo imposta e andiamo a prenderci il carico. Tanto non gira nessuno la notte, quindi anche ottimo come cosa. Ok, Genova un po' ci sono. Cioè, ultimamente, quest'estate ci sono stato, anche se tramite treno, però magari vediamo se c'è qualcosa che mi ricordo. Ok, scala tutto. Vabbè, direi che posso anche partire in quarta. Tanto abbiamo un camion senza motrice, cioè soltanto la motrice abbiamo. Andiamo un pochettino avanti, tac. Ok, si sentirà poco l'audio di gioco, sentirà soltanto la mia voce, credo, ok? 5 km, quindi è parecchio vicino. Cioè, nella realtà con un camion così fare 5 km, vabbè, adesso sembra autostrada o superstrada tangenziale. Facciamo, rallentiamo un po' perché non voglio prendere la multa ora. Almeno abbiamo iniziato bene il video senza prendere multe. Qui anche se diventa rosso, ok, sarei passato comunque. Impostare il cruise control, eccolo là, in modo da non rischiare troppo, perché meglio di no. Allora, siamo a Livorno, guardate qua, zona container, quindi andiamo dritti. Ah, eccola lì la pattuglia della polizia. Andiamo dritti. Questa qui è un'entrata, boh, forse anche era un'entrata, però vabbè. Occhio che ci inchioda sto tizio, mannaggia lui. Vediamo lo specchietto di sì. Pandino e passa lì. Anche se non è il vero pandino quello che piace tanto. Il vero pandino è quello cioè quello degli anni 90. Rallentiamo ancora perché sennò qui le multe sono belle salate. In teoria qua a sinistra, esatto. Ok, guardate che bello il logo. Occhio. Il nervoso quando ci sono questi cancelli qua, veramente tanto nervoso mi viene. Allora, autonomo e andiamo a vedere. Ah, c'è anche questo, però questo no, ci porta a Parma. Noi facciamo questo, ci dà anche più soldi per
40 km in più. Allora, rimorchio, facciamo questo, mi piace di più. Accettiamo il lavoro. Adesso, ok, andiamo un attimo a prenderci il carico. Belli questi, cioè non rivenditori, com'è che li possiamo chiamare, questi, queste ditte, ecco. Ok, giù di retro, facciamo retro 1. Tra l'altro non è ancora stato rilasciato il nuovo DLC, che dovrebbe essere qualcosa dell'est, una roba del genere. Ma aspettate, no, lì non posso uscire, di cui vi abbiamo parlato scorsa volta. Comunque questa dovrebbe essere una sorta di raffineria, perché vedete c'è il simbolo del petrolio e tutto quanto. Comunque c'è un nuovo aggiornamento, penso che sia gratuito, ovvero i cavi dinamici che vengono collegati qua. Ecco, questi cavetti qua che vedete vengono collegati al remote praticamente nel futuro DLC. C'è DLC, futuro aggiornamento, credo. Sì, credo che sia un po' come il fatto del collegamento del camion in modo più realistico, ovvero vengono alzati i piedini, tutta la movimentazione. Penso che sia una cosa del genere gratuita. Adesso non mi sono informato tantissimo, però ok. Mi avete chiesto, se non mi sbaglio era Rudy, che se c'era lo Scania 730, mi pare. Che rallentiamo un po'. Ok, questo qui in teoria è il 520, penso di sì, penso che ci sia proprio, magari più avanti lo compreremo. Ma qua siamo passati prima, se non mi sbaglio, eh. No, aspettate un attimo, ho fatto seriamente sta cavolata, fatemi aprire la mappa due secondi, cioè io ero, adesso vi faccio vedere. Sì, io da qua ho fatto il giro così per arrivare qua. Ok, cioè potevamo passare direttamente qua, va bene. Sì, diciamo che non parte più in quarta. No, diciamo che ok, è un gioco e non è che è come un navigatore. Però anche i navigatori penso che facciano cose del genere. Mi è già capitato una volta, cioè non proprio a me ma i miei, e non è bello, ecco, soprattutto per colui che deve guidare, sta lì a girare in tondo per arrivare tipo a 10 metri da dove eri all'inizio. Comunque fa niente. No, non andiamo a Roma, bensì andiamo a Genova, direzione Firenze per ora, e dopo usciamo più tardi. Ok, qua rallentiamo. Quant'è che è il limite qua? Sui 40? Sì. Ok, togliamo anche la freccia che intanto non mi serve. Voglio un attimo cambiare lo schermetto. Ok, per questa cosa con il control. Qui non leggo niente sinceramente. Non so se c'è qualche mod. Ho visto in alcuni video che ci sono, penso sia un mod nella quale vi permettono di zoomare. Ok, intrufoliamoci così velocemente. E sarebbe bella da provare, soprattutto anche per gli specchietti, per guardare un po' meglio. Comunque fa nulla. Tra l'altro diciamo che il volante mi è sempre piaciuto. Io sto usando il joystick, mi sarebbe sempre piaciuto utilizzare un volante, però diciamo che costa. Se volete prendervene uno decente, io ho quasi l'intenzione di prendermene uno abbastanza decente per non star lì a ricomprarmene un altro, cioè prenderne uno un po' scrauso e poi più avanti prendere uno decente. Ecco, volevo partire già subito un po' bene, perché spenderne 50, cioè 100 euro per uno non troppo bello all'incirca, e magari trovarsi un rottame, e poi spenderne 300 per uno più bello, quindi spendete 400 euro. Pensavo di puntare subito su uno decente, sui 200-300 euro. Stavo appunto guardando dopo mangiato un paio d'orette fa, e ho un volantino che adesso non ricordo più se era Unieuro, no forse ne ha, o Express, boh, comunque una sorta di centro commerciale, che oppure una sorta di centro commerciale che c'è qua dalle mie zone, perché sono andato di qua non lo so. E praticamente c'è il G29,
che c'è scritto soltanto per PS4, però penso che funzioni anche per PC, da quel che ho capito, cioè da quel che mi ricordo. E 230 euro, ero quasi tentato, però ho detto no, occhio al carabiniere. Cioè, ci starebbe come cosa, costava sui 400, ma cioè, sono sempre tanti soldi da spendere, soprattutto non avendo un lavoro attualmente. E non è il massimo, ecco. E quindi nulla, magari più avanti vedremo. Comunque, sì, siamo già 200 km dall'arrivo, veramente manca pochissimo. Devo dire che con questo orario, cioè basta con questo comunque, questo orario qua non è male. Sembra ci siano poche macchine, ma dobbiamo andare a sinistra noi, cioè andare dritti. E ci sta anche il livello della luce, vabbè, sono le 5 di mattina, non c'è proprio tanto sole. Cioè non c'è tanto sole, cioè cosa ho detto? Non c'è proprio il sole, sono ancora i lampioni illuminati, cioè i lampioni illuminati, questa qua da segnarsela. No, ci sono ancora i lampioni accesi, quindi guardate che bella, sembra una cascina, non so cosa sia. Ok, la Y gialla non può mancare. Ecco, comunque ma sta iniziando a macinare un po' di chilometri questo camion. Adesso guardiamo un attimo quanti ne ha. Vabbè, ha 520 cavalli se non mi sbaglio. 1000, non so se sono i totali però. No, non credo siano i totali. No. No, aspettate. 2173, 72 no. Penso che i chilometri totali siano... No, scherzo, sono i 1000 litri. Sì, con 1000 litri facciamo 2100 km circa e quindi non ci dà i totali. Vabbè, fa nulla. Ah, lì lo schermetto non ce l'abbiamo, quindi nada. Vabbè, intanto abbiamo il nostro navigatore qua sul tablet, come volete chiamarlo, il nostro navigatore virtuale. E nulla. Tra l'altro, questo video lo vedrete quasi sicuramente martedì. E mentre domani penso di portarvi ancora la serie agricola, sapete? Domani, quindi mercoledì, e devo prepararmi, ecco. No, aspettate, mercoledì però è il giorno di Cattle and Crops. Vedrò poi cosa portarvi. Comunque, o serie agricola o Cattle and Crops. Forse magari è più probabile Cattle and Crops, perché la serie agricola stavo ancora a fine, cioè non so se avete visto l'episodio di ieri, comunque sto ancora, dopo questo video registrato di Eurotrack, dovrei andare un attimo a dargli un'occhiata, a portarmi un pochettino avanti, perché il campo l'ho quasi terminato, però volevo già iniziare un po' l'altro. Qui ci stiamo. E nulla, mentre vabbè vi porterò un video di Pure Farming durante la settimana, e in più pensavo di portarvi un film, cioè un film video, un motor sound video appunto. Dimmi che, bella lì di 100, però soltanto per le auto, quindi noi sempre 80 all'ora. Poi metto la freccia, partiamo con i sorpassi, dai. Una cosa ecco che volevo fare, che non so, ditemi un po' che ve ne pare. Volevo provare a comprarmi una Nexon Cam, ovviamente non la GoPro, una tipo un pochettino più economica, tipo sui 50 euro, una cosa del genere, che da quel che ho visto sono molto funzionanti. Magari non sono in 4K, però cioè, sti cazzi, alla fine anche se non sono 4K va bene lo stesso. Non penso che, la maggior parte del mio pubblico non guardi video in 4K. Possiamo andare, sì. E volevo provare, dato che, vabbè, il Typhoon, ovvero il mio motorino per chi non lo sapesse, alcuni lo sanno, quelli che mi hanno ascoltato in live, comunque ce l'ho fatta riutilizzare, però non è il massimo da guidare per lo sterzo, che non è proprio messo bene, ecco. No, comunque, dato che non mi va proprio utilizzarlo su un Typhoon, pensavo magari quando vado in montagna così di utilizzarla e far vedere un po' dove vado. Cioè non è che vado in moto, ovviamente, in montagna con un motorino, comunque vado a piedi, ecco, correndo, camminando. Oppure pensavo magari quando dovessi fare qualche viaggio tipo in auto ci starebbe.
Boh, fatemi sapere un po' cosa ve ne pare. È un'idea che mi è venuta, cioè l'action cam è da 2 anni che ho in mente questa idea, però non si è più evoluta, ecco, non mi sono più voluto ad acquistarla. Comunque vediamo. Incasso, orca vacca. Cioè così all'ultimo dovete dirmi che c'è. Aia, che cavolo. Ok, abbiamo pestato dentro il camion. Cioè proprio all'ultimo non dirci che siamo in galleria. E faccio già una screen. So che mi odierete per quel che starò facendo, però non importa. Ma comunque lasciate che cavoli. Bello questo Scania. Mi piace. Lasciate tanti like e condividete il video, perché veramente ultimamente, non portando più video, ho perso un sacco di pubblico. E magari c'è gente che non mi segue da tipo un mese passa. Ma le auto. Ah! No, come scompaiono le auto quando si fanno le foto? Non me ne ero mai accorto. Comunque devo dire che il nostro Scania ha stile. Ha stile, sì. Dai, andiamo lì. Tac. Sono scomparse sì tutte le auto. Vabbè. Problemi in meno da controllare. Non so magari se è proprio tolto tutte le auto dal salvataggio. Oppure no, però non penso. Però se guardate dietro non arriva nessuno. Se guardate davanti non c'è nessuno. Vabbè, davanti è logico, perché se non c'erano non li ho visti prima. Tra l'altro devo ricordarmi anche di cambiare marcia ogni tanto, eh. Andiamo verso Genova barra Nizza. Ok, c'è un camion, quindi sì, non sono morti tutti, non c'è stata nessuna apocalisse. Allora, queste curve qua sono toste. Ok, andiamo da questa. 40 all'ora, ok. Ok, andiamo a 48 all'ora. Bello questo ponte, mi piace. Cioè, non so dove sia, sarà ovviamente in Liguria, però non l'ho mai visto. Ci sta, sembra carino. Cioè, è immenso, però va bene. Allora, noi praticamente dobbiamo, cioè siamo quasi arrivati, manca 36 km, ora saranno tipo tutte le statali. Cioè, questa qui è un'autostrada, perché sono i cartelli verdi. Ma ecco, cartelli verdi sono autostrade, quelli blu, no, statali non ricordo, comunque superstrade, strade extraurbane, secondarie. Mi pare si chiami così adesso. Che cavoli, non c'era il limitatore. Non c'era il cruise control e siamo arrivati. Cioè, eravamo su in nona a 30 all'ora. Allora, noi dobbiamo andare a destra. Ma sbaglio? Ah no, è la luce del sole. Guardate che bello il nostro carro qua dietro. Ci sta. Cioè, questo Eurotruck veramente è tanta roba. Fatemi sapere cosa volete vedere principalmente, in modo da migliorare un po' il video. E magari se avete qualche argomento di cui parlare, scrivetemelo qua sotto, in modo che ve ne parlo prossimamente. Magari se qualcosa riguardante i camion, qualcosa posso dirvi, magari. Non sono sicuro, però ci proverò. Ecco lì l'autostrada. Comunque io voglio andare a visitare tipo un po' più il sud dell'Italia. Se non mi sbaglio, la Sicilia si può visitare e mi andrebbe proprio di andarci, però ormai siamo qua e vabbè, quest'oggi è andata così. Allora, questo qui vediamo un po' se devo pagare, spero di no. Sì, devo pagare. Cioè, sono stupido io qua. C'era l'altro senza nessun cartello, cioè senza nessun segnale verde. Sono quelli di solito quando si deve pagare, vedete? Quello era proprio libero. Noi abbiamo centrato proprio quello in mezzo. Pensavo, cioè, c'era le strisce verdi del telepass, ma niente. Rallentiamo, era appena passata una pattuglia. Vabbè, se è appena passata, cioè, volete che ne passi? Sì, ne passerà un'altra, sicuro, credo. Sicuramente. Un aereo che è partito. Allora, destra e sinistra dobbiamo fare. Non è male come posto. Vabbè, le palme non saprei. Genova esplorata. Ci mancano altre
13 città, no scherzo, 11 città e abbiamo esplorato, non so se riguardante l'Italia oppure cosa, però ci dice che mancano 11 città, scusate. E abbiamo esplorate 12 su 23, quindi. A me ogni tanto capita sulla statale che devo girare a sinistra, c'è un traffico assurdo e cerco di andare alla rotonda dopo e ritornare, perché veramente certe volte è improponibile star lì in mezzo, cioè non sono abituato a guidare in città. E non è che la statale sia in occhio, la statale sia in città e il treno non l'ho neanche guardato se arrivava. Vabbè, controllate se arrivano i treni, ogni tanto, sempre sulla strada. Comunque mi dà fastidio quando sono fermo e gli altri stanno aspettando che io passi, cioè che io mi levi proprio dalle scatole. Mi dà un sacco fastidio, quindi vado alla rotonda. Quando guido cerco di facilitare gli altri nella guida, una cosa del genere. È strano da dire, però sì. Tanto questa qui è l'auto del mio, di un mio amico. Soltanto che ce l'ha bianca, la 500L se non mi sbaglio. Comunque, una cosa che non hanno fatto e potrebbero fare su questo gioco è mettere l'Alfa Romeo Giulia. Veramente, altro che la Giulietta. Cioè, la Giulia ci sta un sacco. E a parte anche la 147. No, la 147, mi pare di sì. Cioè, l'Alfa Romeo Giulia è tanta roba. La preferisco quasi a... Ma cosa la preferisco? Vabbè, alla... No, vabbè, non voglio dire cavolate, però è una gran bella auto. Ok, arrivate a destinazione, facciamo il parcheggio normale, quello... Andiamo sul sicuro. Tra l'altro qua ci sono dei bei carichi, dopo andiamo un attimo a dargli un'occhiata. Ok. Ma comunque più avanti potremo andare a vedere se acquistarci lo Scania più grande. Ma il 730 mi pare sia quello un po' più vecchio, però... Cioè non interessa, l'importante è la potenza, poi vecchio o nuovo non importa tantissimo. Disaccoppiamento, abbassamento, ecco vi faccio vedere, no, ho fatto tardi. Progressi dell'achievement, carrierista, perfetto. Siamo saliti anche di livello? Sì, siamo saliti di livello, direi di fare. Vabbè, carichi fragili così sblocchiamo tutto quello. Vediamo un po' qua cos'è che ci dà. Tra l'altro sto registrando un sacco di video uno dietro l'altro. Però qualcosina ce l'ha andato, dai. Vediamo invece per l'Iveco, che è l'altro, stesse cose. Ma invece, vabbè, andiamo direttamente qua. Vabbè, qui si poteva partire in quarta, sì. Non abbiamo dietro nulla. Comunque, bello come posto Genova. Cioè, molto ben fatta come città. Allora, sì, qua c'è, cioè, guardate che ditta seria, proprio i percorsi che, cioè, abbiamo fatto i percorsi la quale dovete stare dentro con i vostri camion, anche se penso che nelle ditte la maggior parte non li rispetti, però vabbè. Vediamo il lavoratore autonomo, magari per prossima volta, magari me lo registro subito questo video, magari no. Questo qua è interessante, ma esce dall'Italia, tipo questo. Non che ci fa andare, vabbè, Bologna sono mai stato, non mi ricordo. Penso di sì. Questo qui ovviamente l'ho già fatto a Verona. Cioè, già fatto, sono già stato a Verona. Invece andiamo qua così, vedere. Offerta di lavoro. Autonomo. Io voglio arrivare tipo giù, ecco, tipo a Pescara o a Terni. Terni ci sono stato ultimamente. Roma Terni. No, aspetta. Roma Terni è così in su. Pensavo fosse tipo qua. Vabbè, a Napoli non ci siamo ancora stati, siamo stati solo di passaggio. Ecco, tipo viaggi di quel tipo. Cioè, questo qua ci sta tanta roba, però... Ma sapete che magari me lo faccio off camera? Cioè, magari ve lo faccio come prossimo video, vediamo. 15 ore, perfetto. Sì, qua da Genova ci sono un sacco di carichi che vanno all'estero. Però noi vogliamo fare questi qua in Italia. No, che cavolo ho fatto? Ho soltanto... non l'ho accettato, vero? No, non l'ho accettato, perfetto. Ok, andiamo avanti. Questo qua non è male, però no. Sapete cosa faccio, ragazzi? Mi accetto già al carico. 73.000 euro, cioè buttateli via.
Quant'è che pesa? 5 tonnellate. Il nostro carro camion ce la fa. Quindi direi che... Ah, direttamente qua. Testo direttamente qua. Tanta roba. No, non è qua. Cavoli ci dici. Ok, togliamo il freno a mano e vediamo un po' dov'è. Sarà... se è più di 10 km non... Ok, ci andiamo. Vuol dire se è più di 10 km non ci andiamo. Andiamo già a collegarlo. Cioè, andiamo davanti alla ditta così che prendiamo il carico e... Vabbè, facciamo una piccola uscita dall'Italia. Occhio. Occhio, occhio, occhio. Bella lì. Mazda Giulietta. Mettiamo la freccia così loro vanno. Si potrebbero mettere le punto nuove però, eh. Cioè ormai in Italia quelle punto lì girano ancora, però non troppo. Allora, andiamo ad attaccarci il carico che è molto distante a quanto pare. Però dai, così siamo sicuri che prossima volta abbiamo quel carico e... Cioè 73.000 euro o 75 quello che è, non sono pochi. Cioè ci bastano per un po'. Possiamo aumentare la potenza del nostro camion, non arriva. Ah, ma è chiusa, la ferrovia finta. Cioè, sì, è finta. Ok, li ho controllato prima. Dire che mi piace come città. Porca vacca, anche qua abbiamo rischiato un sacco. Fortuna che non arriva ancora. È da questa, sì. Sì, perché lì è... penso sia... chiuso, occhio, occhio, occhio. Mamma mia, arriva anche la pattuglia dei carabinieri. Penso che lì è multa salatissima. Cioè, che ci fanno poi nelle zone industriali? Non lo so. Ok, questo qua a sinistra. Ok. L'ho preso? Sì, preso. Andiamo su autonomo e lo accettiamo subito. Questo invece cos'è? No, aspettate. No, non voglio... cambiare remorque, però voglio soltanto vedere. Praticamente con 500 km ci dà 25.000 euro. Con... cioè 66 euro al chilometro, è tantissimo. Con il doppio dei chilometri ci dà tipo... due volte tanto, quindi tanta roba. Dai, come ho detto, lo colleghiamo anche, in modo da essere sicuri. E una cella frigorifera. Sì. C'è... sì, non c'è la frigorifera perché dietro il... adesso non so il termine tecnico, però è tipo un frigor. Allora, vai ancora un po' indietro. Perfetto, colleghia. No. Ok. Ma ok, guardate adesso qua che si sta. Non è da questa ma da quest'altra. Vabbè. Comunque si è collegato tutto. Dov'è l'uscita? Sempre di qua. Vabbè, andiamo da questa allora. Ok, sotto. Ci piazziamo qua. E io direi, ragazzi, che per questo video è tutto. Spero che appunto vi sia piaciuto. Guardate qua il dettaglio che... adesso faccio una bella retro. Il dettaglio qua. Secondo me si stanno preparando per appunto l'aggiornamento. Comunque sì, c'è di meglio, però non è male. Sembra una texture fotografica. Comunque ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito come sempre a lasciare un bel like, commentare, condividere il video, ma soprattutto di iscrivervi al canale se non avete ancora fatto. E fatemi sapere che altro tipo di video volete su Eurotruck, cioè di cosa parlare, datemi un argomento per il prossimo video, perché sarà... no, 1099 km e saranno parecchi lunghi. Vedrò se farlo in un video solo oppure no. Comunque ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video e vedrò poi cosa portarvi. Come sempre, iscrivetevi, lasciate un bel like e commentate. Ciao a tutti Toretti e al prossimo video.